Sì, ho visto le sue dichiarazioni. Beh, devo dire che comunque mi dispiace da un punto di vista umano, perché certamente ce l'ha messa tutta, cioè ha fatto tutto quello che era necessario, è stato anche molto sfortunato. Il tutto però comunque ha una sua logica, quindi purtroppo la vita è così, se certi obiettivi non riesci a raggiungerli, c'è la crudeltà di certe situazioni. Lei si aspettava anche le dimissioni di Ventura? Sì, quelle sì, sì, sì. Da vecchio sembrava molto arrabbiato, tra virgolette, insomma, non sereno. Beh, ma insomma, per lui è stato uno shock, credo. Insomma, l'ha presa male e soprattutto ce l'aveva col destino, mi sembra di capire. Però d'altro canto era qualche cosa che dopo una sfortuna di quel genere poteva aspettarsi. Presidente, un problema nato 2-3 anni fa solo con la gestione da vecchio, o secondo lei il calcio italiano andava rivisto già da qualche anno? Ma sai, noi ce l'abbiamo sempre cavata con grossi colpi di fortuna, insomma, quindi devo dire che non rivedi le cose mentre ti stanno andando bene. Poi da rivedere bisogna capire esattamente che si parla come al solito degli stranieri, dei giovani. Devo dire che i giovani delle squadre di calcio di Serie A sono tutti forti, quindi stanno molto attenti a fare un buon lavoro sui giovani nelle squadre di Serie A e di Serie B, credo. Quindi ci sono anche, però insomma dovremo andare a vedere o dovranno andare a vedere in che modo si può migliorare anche quel tipo di gestione. E come siamo morati parliamo anche dell'Inter, perché all'inizio si diceva fa punti ma è fortunata, adesso comincia anche a convincere, è utopia parlare di scudetto o bisogna fare i conti anche con l'Inter? No, non è utopia, ma per scaramanzia è bene non parlarne, perché l'Inter sta giocando seriamente, bene, una squadra solida che porta a casa i suoi punti con merito, e quindi si può pensarci. Naturalmente siamo partiti con l'idea, o l'Inter è partita con l'idea di arrivare nella zona Champions e rimane con quell'obiettivo, poi se va meglio. Ma lei ci parla, non so che ci parla, insomma, ovviamente per mille motivi anche con la nuova proprietà. C'è l'intenzione magari di dare quel tocco in più a gennaio che potrebbe portare questa squadra davvero ad essere competitiva a questo punto, o non percepisce al momento questa intenzione? Ma devo dire che sono generosi questi signori, quindi io credo, e stanno attenti, quindi io credo che se ci fosse bisogno, se fossero d'accordo con l'allenatore, loro uno sforzo lo fanno, però. Dove, dottore, in particolare? In no, questo non lo posso dire. Tornando un attimo alla nazionale, Presidente, visto che è proprio un momento difficile per il calcio italiano, che cosa serve secondo lei in un momento così delicato? Voler bene la nazionale in questo momento qui, quello che è molto che è necessario, che vada lì qualcuno che la prenda con l'onore di essere lì e con il cuore anche di volergli bene e capire il tipo di responsabilità che è molto importante.